Eccoli. Ciao ragazzi, come va? Spero bene in questo periodo di cacca gigante, proprio bella puzzona. Distraiamoci. Oggi valorizziamo il carciofo, un prodotto di stagione, buonissimo, versatile, no? Lo mettiamo però in una torta salata e assieme a questa torta salata ci mettiamo altri due ingredienti che con il carciofo ci stanno benissimo. E sapete quali sono? Il guanciale e il pecorino, proprio due, proprio governano Roma questi due ingredienti. Esce una torta spettacolare, commovente quando lo assaggerete, vedrete che bella cremosa dentro e con un bel carattere, proprio perfetta anche per un picnic da mangiare quando volete. Adesso io vi piazzo lì e vi spiego il procedimento. Un giro, anzi no, vado a prendervi. Aspetta un attimo. Si parte dai carciofi quindi, no? Tra il resto potreste anche prendere quelli già a spicchi puliti, quelli già puliti, proprio insomma fate come volete, perché questa ricetta è molto pratica. Però se avete tempo comprateli da pulire. Tra il resto, allora io vi spiego cosa è successo. Due secondi poi giuro che comincio a raccontarvi la ricetta. Allora, se ci fate caso, anzi dopo, nelle clip, mentre io sfogliavo i carciofi, ah certo, non so come mai, io non mi sono accorto, si vede che è volato qualcosa sull'obiettivo della camera e praticamente noterete poi le immagini, le clip, un po' sfocate, un po' sporche, non credo che si noti tanto, però volevo scusarmi, insomma, poco professionale, questo video sarà un po' così, più casereccio, no? Un po' più così, un po' più verace. Mi giustifico così, dai, su via, sono un po' più di Pumarola, anche se la Pumarola non c'è. Sfogliateli bene, io uso i guanti in lattice per evitare che le mani anneriscano, altrimenti potreste spargervi un po' di succo di limone sulle vostre manine. Con i carciofi, mi raccomando, piuttosto che tenere una foglia troppo dura, scartatene una di più. So che è brutto, ma con gli scarti ci potreste fare anche un bel brodo, eh? Per un bel risotto anche, una bella zuppa. Pulite bene anche con il coltellino, anche la base, il gambo, mi raccomando, una parte del gambo bisogna conservarla, che è buonissima, però ovviamente lo pelate. Poi tagliatelo a metà e rimuovete anche quel fieno. Da me, vi devo dire la verità, i carciofi non è che sono una bomba, In Trentino i carciofi sono proprio gli scarti delle altre regioni. E poi li tagliate a fettine sottili. I carciofi, quando li avete puliti, e ancor di più quando li avete tagliati, a meno che non li cuciniate subito, dovete lasciarli in una ciotola con dell'acqua, li lasciate là a riposare, perché altrimenti si ossidano, diventano neri. Guanciale, perché il guanciale bisogna farlo prima, perché poi il grassino ci serve per cucinarli. Quindi lo tagliamo a pezzetti. Lo so che bisognerebbe fare col guanciale delle listarelle più consistenti, però in questa ricetta preferisco fare delle listarelle un pochino più minute. Le facciamo andare piano piano, insomma, fino a farle diventare croccanti, abbastanza croccanti. Non esagerate però, perché altrimenti diventano un po' bruciacchiate, non sono buone. Toglietele dalla padella, le tenete da parte e nella padella però lasciate il grasso, perché nel grasso cucinate i carciofi. Quindi buttateli in padella, li fate saltare un po', ci mettete il sale, mi raccomando col sale state attenti. Ogni tanto vedete che io ne metterò, però è proprio perché insomma sentivo che in effetti il sapore era ancora un po' insipido, però devo tener conto anche che con l'aggiunta del pecorino e con l'aggiunta del guanciale il ripieno poi sarà saporito, quindi magari il sale aggiustatelo poi dopo anche, non esagerate in questa fase. Aggiungiamo poi dell'acqua, perché ovviamente li facciamo anche un po' appassire, copriamo con il coperchio, facciamo cuocere per circa 15-20 minuti, fino a quando insomma si inteneriscono. Teneteli da parte, fateli intiepidire. Nel frattempo prepariamo la nostra salsa cacio e pepe, sì dai, insomma facciamo una base di besciamella in realtà, senza burro però, con un po' di maizena preferisco. Quindi prendo la mia maizena, l'amido di mais, la metto in un pentolino, ci aggiungo il latte freddo, mi raccomando questo processo lo fate a fuoco spento perché altrimenti vi si formano grumi, stemperate un pochino di latte nella maizena e poi aggiungete il latte restante. Cominciate a fare addensare il tutto a fiamma bassa, media, anzi dai, media, sì media. Quando ovviamente la salsa è pronta, spegnete, aggiungete tutto il pecorino che avete grattugiato in precedenza, frustate bene fino a che tutto si amalgama, un bel po' di pepe e poi è pronta. In teoria sale non serve. Ci siamo direi, possiamo assemblare, quindi prendiamo un po' di salsa e la mettiamo nei carciofi. Qualche carciofo io l'ho tolto per la decorazione, così come tengo da parte anche un pochino di salsa di pecorino. Riassemblo questi due composti, aggiungo il guanciale croccante, mescolo ancora e poi ovviamente
verso il ripieno nello stampo nel quale ho messo la mia pasta brisée. Io ho usato quella pronta, però volendo potete usare quella già, quella la fate voi, oppure usare anche la pasta sfoglia se preferite. Bucherellatela, mi raccomando, con una forchetta, che così non si gonfia troppo. Ripieno dentro e poi ci mettiamo sopra il ripieno qualche carciofo tenuto da parte, magari le fettine più belle, un pochino di questa salsa e poi ci metto delle listarelle, stavolta un pochino più spesse, di guanciale non rosolato, perché poi si rosolerà in forno. 180 gradi in modalità statica, parte abbastanza bassa, che così mi cuoce bene la parte sottostante e la parte superficiale non si imbrunisce troppo. Calcolate circa 3/4 d'ora. Ormai adesso è fredda, però insomma c'è un profumo. Se la mangiate calda, magari dentro è fin troppo cremosa. Tiepida, secondo me la consistenza perfetta, anche proprio per valorizzare i prodotti, no? Normalmente quando assaggiate una cosa dovete un attimo attendere prima di capire se vi piace o no. Qui no, qui subito arriva in bocca, via subito, capite che è una bomba. Io, guardate, cioè, sapete che sa proprio di Roma? Cioè io l'assaggio, mi ricorda Roma sta torta, è palese, lo so, però sono proprio contento, guardate, di aver trovato quell'equilibrio giusto. Non lo so, sapete, no, che quando mangio qualcosa che mi piace mi prendo proprio bene. Buonissima. Come al solito qua faccio un casino. Io, cari amici, vi ringrazio come sempre per aver visto questo video e vi invito a farla, mi raccomando. Andate anche su Instagram per seguire anche altre ricette che insomma magari qua su YouTube non posto. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale e se vi va attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui contenuti. Invece qua sotto c'è il collegamento con il blog per la ricetta scritta. Noi ci vediamo alla prossima, cari ragazzi. Buona torta salata fantasmagorica.